Ok, quindi te ora avete capito chi è venuto a trovarmi dalla lontana UK. È una persona che ho conosciuto tramite Mattia. Aspetta un attimo, devo autorizzare un quadro. Signore e signori, Mr. Nobody è a Los Angeles, California, finalmente. Dopo a trovarci. Tipo 20 ore di viaggio. Tu sei appena arrivato da Stoccolma, sei andato a casa, hai fatto la pipì, sei fatto la doccia, hai caricato, sei andato a Londra. È proprio è così andata, sì. 11 ore di volo fino a qua. Questo ragazzo è un mostro, ragazzi. Mi sto credendo a pezzi. Questo è il posto dove spenderà un po' di giorni. Vi facciamo conoscere Nicole, le bambine. Facciamo una bella cenetta. Non vedo l'ora. È stanchissimo. E io lo sto. Ma in realtà, no, guarda che allora a camminare fisicamente non sono. Cioè, sono ok. Ed è comunque tra il fuso orario, tra le ore di volo. È anche un posto nuovo. Comunque c'è tante informazioni nel cervello che arrivano. Esatto, quella roba lì. Ragazzi, lunedì è sempre, sempre un giorno un po' così. Ma oggi è un lunedì diverso perché sono troppo contento. C'è una persona fantastica qua. Mr. Nobody praticamente non ha dormito per esattamente quante? 7500 ore? Sì, tipo, sì, per venire fino a qua una cosa come 36 ore tutte. Però è forte. Ieri sera è stato su sveglio con me fino alle 9:30, anzi alle 10. Per ammazzare il jet lag. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto un po' di cavolate con giocattoli, giocattolini. È troppo cool. Più bello vederlo da vivo e spenderci insieme a te perché è troppo cool. Lui è tranquillo, nel senso, tranquillo, ma vai bene. Mi piace una cifra, è troppo bello. E poi ho bisogno di una persona che un attimino mi calma. Però lui non è così calmo, come potete immaginare. C'ha un sacco di vitalità, quindi alla grande. Spenderemo 7 giorni insieme, andremo in giro a vedere un po' di casino. Lo porterò in barca e vedrete. State attaccati perché arrivano delle belle. Ciao! Ho portato Mr. Nobody in un posto molto carino. Un po' un cibo hawaiano. Credo di sì. Cibo hawaiano, un po' misto tra hawaiano, messicano, americano. Tutti sì, è un mix con esatto. Mano. Non ce l'ho pensato, anche americano. È molto buono. Ora facciamo un pranzettino. Fa un caldo, ragazzi, impressionante. 35 gradi sì, Celtic, 35. Quasi da fastidio. Però Dio, non si sta male, quindi ce lo prendiamo, via così. Ciao! Ragazzi, continuo a dirlo, fa un caldo pazzesco, troppo caldo, non mi piace. Ora, stamattina ho fatto una cazzata al lavoro, ragazzi. Ma non un po' cazziato, mi sa che perdo il lavoro, ragazzi. Perdo il lavoro. Oh, verde. Ah! Cosa? Giro a sinistra. Porca, ho sbagliato. Praticamente, cosa pensi? Dici che perdo il lavoro, No. Mi sono dimenticato di andare fuori un rapporto e... E mi hanno cazziato. Quindi, ragazzi, se perdo lavoro, diventerò full time YouTuber. Esatto. Bravo, GoFund, un Indiegogo, PayPal, PayPal, PayPool. Mannaggia la pupazza! No, dai, sicuramente mi daranno una letterina di avviso. Non esatto. Parla più. Ma quanto sono grosse queste macchine? L'americano è una macchina veramente americana. Americana, esatto. Ma in che terra ci sono veramente quei bus rossi a Nottingham? Ci sono questi double non sono deck. I double deck ci sono, ma non sono rossi, sono di altri colori. Solo a Londra qui, sono rossi. Ah, solo a Londra sono rossi, ok. Sì, la caratteristica è che ci sono i double deck a Londra, okay. Però sono rossi e sono quelli vecchiotti. Però ci sono anche quelli nuovi. Quello uguale. È solo a Londra? Solo a Londra, sì. Dai, che spettacolo. I double deck in realtà ci sono anche a Nottingham, a Liverpool, a Manchester, dove vuoi. Rossi sono rossi classici, così sono solo a Londra. Che tosto! Quella è una curiosità, ragazzi. Curiosità. Sono esattamente 10 anni che vivo in California. E in 11 anni non ho mai visto una bassa marea come questa. Ora, sto parlando con Mr. Nobody. Dico, sta arrivando uno tsunami, perché c'è stato un grande terremoto in Alaska la settimana scorsa, o è veramente la bassa marea, perché c'è la bassa marea. Però così non l'ho mai vista, impressionante. Tu l'hai mai vista così? No. È incredibile, veramente.
gente che raccoglie le cozze, che... Sai che stanno facendo? Quelli stanno raccogliendo delle robe. Sai cosa sarebbe bello adesso? Arrivare con il mio metal detector e andare giù qua, perché quando ci sono queste situazioni trovi tutto. Orologi d'oro, Rolex, dubloni, dei vichinghi. Esatto. È vero, dicono che quando c'è la bersaglia così trovi un sacco di cose. Ah, perché la roba che magari si è accumulata qui. Bravo, sotto. Bravo, va giù sotto. Mai visto una cosa del genere, ragazzi. Mai vista. È bello vedere come lavora un altro YouTube, così rubi tutte le informazioni. E che devi rubare, perché te le condivido molto volentieri. C'è nella camera, io lo spio. Lo spio, dico, vediamo cosa sta facendo Mr. Nobody. Lo spiavo. Oh, è strano, c'è cioè, proprio aria di tsunami. Esatto. Arriva, oh, arriva lo tsunami! Right, quindi ora, per me è tornata l'ora di andare a fare quattro cose in ufficio. Speriamo che non perda il lavoro prima di stasera. L'ho fatta la cazzata, eh. 7 anni di marina, non ho mai fatto una cosa del genere. Proprio oggi, lunedì, primo giorno di Mr. Nobody con me, ho fatto la cappellata. Colpa mia? No, 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 questa è una cosa vecchia. Vabbè, andiamo avanti, ciao! Ok ragazzi, quindi fortuna mia, non mi licenzieranno questo giro, sono stato fortunato ancora. Mr. Nobody, cosa ne pensi? Sono un sacco contento, perché ho visto un po' meno frizzantino. Ero un po' arrabbiato con me stesso, perché quando mi ero arrabbiato più con me stesso, perché sono cose dove normalmente sto attento. Le cose sono successe in quella settimana, che era 2 settimane fa, e giustamente non ho visto la mail. Quindi il mio capo ha capito la situazione, quindi non mi è andata bene ancora per questo giro. Quindi ho ancora il lavoro, quindi domani posso venire a lavorare. Gli do la mia bicicletta. Gli do la mia biciclettina. Trattamela bene però, eh. Adesso gli mettiamo un po' di aria perché è un po' scarica. Da un po' che la uso, da quando ho fatto la golf car sono tornato pigro. E la pancetta. Io la mia biciclettina andrà a fare un giro. E poi c'ha dei video che stanno arrivando. Sto ragazzo che saranno un capo. Uno quasi pronto. Dai, bellissimo, bellissimo. Quindi ragazzi, andate a vedere. Io non vedo l'ora di vedere i suoi video, perché sono di ispirazione per me. Brain, come si dice? Io li vedo prima di voi. Dai, noi ci vediamo dopo a casa con le pazze, se ho tempo. Se no ci vediamo alla prossima. Or tomorrow. Or tomorrow. Ciao!